produrre vini di qualità occorre poter disporre di una serie di elementi fondamentali. Un vigneto condotto sapientemente perché offra uve eccellenti, un'ottima squadra di enologi e cantinieri in grado di assicurare un adeguato trattamento alle uve e una cantina realizzata con le migliori tecniche costruttive che valorizzi il lavoro della natura e dell'uomo. Le cantine, da stabilimenti di produzione enologica come venivano definite negli anni 60-70, sono diventate veri e propri laboratori in grado di esaltare al massimo gli aspetti produttivi, coniugando la funzionalità con l'architettura e l'ecosostenibilità, per creare le condizioni microclimatiche e ambientali più favorevoli alla vinificazione, la lavorazione, l'affinamento e la conservazione del prodotto, tenendo nella massima considerazione anche l'aspetto enoturistico. Per costruire una cantina moderna, innanzitutto dobbiamo partire da analizzare alcuni fattori fondamentali. Innanzitutto dobbiamo tener conto dello spazio disponibile che abbiamo, quindi se stiamo costruendo una nuova cantina oppure ampliando o ristrutturandone una già esistente. Poi è fondamentale anche tenere presente le caratteristiche orografiche del territorio, in quanto trovandoci spesso in collina, ovviamente abbiamo a che fare con delle pendenze, con degli spazi ridotti e anche a volte anche gli stessi siti che sono difficili da raggiungere. Non bisogna scordare dei vincoli paesaggistici e idrogeologici che abbiamo. E dobbiamo ricordare che in queste zone viticole siamo stati riconosciuti come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, quindi questo comporta ulteriori vincoli. Qui si è intervenuti in diversi tempi e in diversi modi, nel senso che esisteva questa costruzione adibita ad abitazione al piano rialzato e cantina al piano terreno, che negli anni è stata con diversi interventi ampliata, tant'è che giacché l'attività evolveva e di conseguenza c'era necessità di nuovi spazi. Ahimè, a monte eravamo vincolati, siamo vincolati tuttora da una strada e di conseguenza non ci si poteva espandere in quel versante. Si è dovuto di conseguenza optare per il versante a valle, con tutte le conseguenze del caso, nel senso che abbiamo dovuto costruire sul costruito, anzi meglio sotto il costruito, che ha determinato alcune difficoltà che sono però state, credo, risolte adeguatamente. L'obiettivo che devono avere oggi gli agricoltori e con insieme i suoi tecnici, quindi ingegneri, geometri, enologi, è proprio quello di mantenere intatta quell'interazione che si è sviluppata negli anni tra la civiltà contadina, gli abitanti stessi del luogo, con il suolo e con proprio tutto il territorio che li circonda. Sì, senza dubbio bisogna tenere conto dell'aspetto paesaggistico, che non solo è dettato da una normativa vigente, ma è dettato da ciò che uno ha in animo e ciò che uno non vuole certamente rovinare. Occorre capirsi a priori con la committenza per capire quali sono le necessità della cantina stessa. Si valuta a fondo la situazione esistente e si capiscono quali sono i punti dolenti, cioè dove non funziona e dove è meglio metterci le mani. Produciamo alcuni vini che hanno necessità di essere proprio separati all'interno della fase produttiva, quindi ci interessa andare a selezionare le diverse parcelle, vigne in nostro possesso, quindi vinificarle separatamente. Di qui nasce la necessità di avere locali di cantina piuttosto ampi che possano ospitare tutta una serie di vasi vinari di piccole e medie dimensioni che ci permettono quindi di separare le diverse parcelle derivanti da vigne con caratteristiche pedoclimatiche differenti, quindi esaltare quello che i francesi chiamano terroir, sino ovviamente alle fasi finali di imbottigliamento. Poi in seguito a questo si fanno delle proposte che vengono valutate sia dal punto di vista estetico, per ciò che riguarda poi ciò che il turista vede arrivando, ma soprattutto dal punto di vista tecnico-funzionale, che necessita anche di altre figure
che sono senza dubbio le persone e gli addetti che lavorano in cantina, che conoscono le necessità specifiche del loro lavoro. Si è cercato di ampliare quelli che sono i locali di cantina, questo per soddisfare tutte quelle che sono le esigenze legate al processo produttivo, quindi alla vera e propria fase di vinificazione, che ovviamente ha come scopo quello di creare un prodotto di qualità, senza tralasciare anche tutti quelli che sono gli aspetti legati alla funzionalità vera e propria del lavoro e quindi all'ottimizzazione lavorativa degli operatori che entrano all'interno del processo produttivo. Molto importante è la questione temperatura e umidità, che deve essere sempre il più costante possibile. È stato anche creato un impianto di riscaldamento e raffreddamento dei vasi vinari proprio per avere un maggior controllo durante tutte le fasi di produzione e di vinificazione. Il pavimento di una cantina sicuramente, oltre ad essere bello da vedere, deve essere funzionale, quindi deve essere di facile pulizia, di facile igienizzazione, deve essere resistente in quanto vi è la possibilità di passare con carrelli elevatori, quindi deve sostenere una certa pressione. Deve essere sicuramente antiscivolo, anticaduta e con una certa pendenza proprio per il reflu delle acque, per convogliare al meglio le acque nei canali di scarico. Il bando del PSR della Regione Piemonte 2014-2020, grazie alla misura 4.1 del miglioramento aziendale, ci permette proprio di andare a effettuare quegli interventi di ristrutturazione, di ampliamento delle strutture e in particolare con una maggiore attenzione alla sostenibilità e alla salvaguardia dell'ambiente riusciamo ad ottenere anche maggiori punteggi che ci permettono poi all'interno delle graduatorie di riuscire ad usufruire dei contributi. Questi contributi sono concessi nell'ordine del 40% e con una spesa massimale di 250.000 euro. Abbiamo delle difficoltà nell'istruttore delle pratiche e spesso questo PSR è partito comunque in ritardo rispetto a quello che erano le previsioni e quindi alcune interpretazioni dello stesso bando sono arrivate una volta già presentate le domande. Quindi gli agricoltori sono stati spesso costretti a dover modificare o fare delle varianti sui loro progetti iniziali.